Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo più di 2 settimane ad aver parlato solo di ottava generazione, oggi torniamo con un argomento che con l'ottava generazione, almeno in apparenza, non ha nulla a che fare. Perché dico in apparenza? Tenetevi pronti, nuovi contenuti in arrivo. Detto ciò, vi invito a lasciare un bel like per quello che potrebbe essere un nuovo format del canale, che non so bene come chiamare, però è tipo videocritica di Pokémon, una roba del genere. L'idea è quella di mettermi da solo alla gogna e mettere in luce quelle che sono le mie opinioni più unpopular. Ovviamente, prima di proseguire, a tal proposito, vi invito a scrivere le vostre opinioni qui sotto nei commenti, in modo tale da avviare una discussione perlomeno sensata. Detto ciò, direi di iniziare con l'argomento di quest'oggi, che sono le mega evoluzioni degli starter di Kanto. Ora non so ancora bene che titolo avrò dato a questo video, ma la domanda è: perché a mio avviso le mega evoluzioni degli starter non funzionano, sono brutte, non sono come dovrebbero essere? Siccome queste mega evoluzioni sono tutto sommato evoluzioni di Pokémon che abbiamo imparato a conoscere e che tutti verosimilmente amano, se non per fare gli edgy di turno, perché davvero contro Charizard, Blastoise e Venusaur c'è veramente poco da dire, andiamo ad analizzare dunque qual è il vero punto di forza a mio avviso di questi starter, ossia l'impatto visivo che creano con il giocatore. Quando si dice che i Pokémon della prima generazione erano i migliori, in realtà si intende che erano più semplici, che erano più intuitivi. Charizard, Blastoise e Venusaur, se ci pensate, se li mettete a confronto ad esempio con gli starter di settima generazione, sono dei Pokémon estremamente semplici di design, ma sicuramente con un impatto visivo decisamente superiore. Charizard è un dragone, Blastoise è una tartaruga con un cannone spara acqua e Venusaur è Venusaur? E a tal proposito mettiamo per l'appunto in mezzo la questione Venusaur, perché è così tanto contestato rispetto agli altri due? Beh, la risposta è che semplicemente ha un impatto visivo minore rispetto a Charizard e Blastoise. Mi spiego meglio, Charizard e Blastoise sono semplicemente due Pokémon che ti entrano in testa appena li vedi. Perché? Perché sono semplici ma accattivanti. Ripeto, uno è un drago che sputa fiamme, cosa c'è di più mainstream e di più semplice di un drago che sputa fiamme? Blastoise non avrà questa semplicità di Charizard, ma è comunque molto semplice anche lui. È una tartaruga che spara acqua da un cannone. E soprattutto entrambi hanno un design molto molto semplicistico. Venusaur è quello un po' più bistrattato per il semplice fatto che non si sa bene cosa sia, non si è mai capito bene. Quando in Pokémon Let's Go si è visto che Venusaur camminava come un rospo, la cosa ha sconvolto tutti, perché nessuno in 7 generazioni aveva capito che Venusaur era un rospo. Questo è il punto debole di Venusaur rispetto agli altri due starter, non tanto il fatto che sia meno bello. E lo dico da grande amante di Venusaur e da giocatore che ha quasi sempre scelto Bulbasaur, questo è un dato a mio avviso oggettivo. Venusaur è meno intuitivo degli altri due starter e questa è stata la sua condanna. Tornando però alle nostre mega evoluzioni, detto quello che abbiamo detto, qual è il problema con le mega evoluzioni? Abbiamo parlato di design semplice, abbiamo parlato di un design molto accattivante ma minimale. Le mega evoluzioni rovinano questa figura. Le mega evoluzioni vanno a complicare i design di Charizard, Blastoise e Venusaur, dando indietro al giocatore degli starter modificati e più particolareggiati. Per fare un esempio abbastanza lampante, Blastoise è passato da essere una semplice tartaruga con dei cannoni, che nulla aveva da dire se non il fatto che fosse una tartaruga con i cannoni, a una sorta di caricatura di un carro armato. Questo è un punto a sfavore, perché rovina, fra tante virgolette, prendete le mie parole con le pinze, quella che era la semplicità dei primi Pokémon. Il problema delle mega evoluzioni è proprio questo, non tanto che siano brutte in sé, ma proprio il fatto che vadano a complicare ciò che per natura doveva essere semplice. Occhio ragazzi, io adoro i recenti Pokémon, per me sono molto meglio dei primi perché a fronte di un design meno intuitivo aggiungono dei concept, aggiungono delle idee importanti. Però se dobbiamo valutare i Pokémon di prima generazione, dobbiamo assolutamente considerarli per la loro semplicità. Ecco, le mega evoluzioni snaturano quello che è il Pokémon di prima generazione, e in particolar modo lo fanno con i 3 starter. L'unica mega evoluzione che ha senso di esistere, ma se ci pensate a livello di design è più una forma Alola che una mega evoluzione, è Mega Charizard X, che infatti non vedete in miniatura perché questo Pokémon a mio avviso è un discorso a parte. Charizard X non prende Charizard e ci aggiunge dei particolari, lo cambia radicalmente da cima a fondo, dando come risultato un Pokémon che è letteralmente diverso. Sono perfettamente consapevole che Charizard X sia stato un fanservice, sono perfettamente consapevole che si potesse evitare, ma se dovessi scegliere una mega evoluzione tra le 4 che abbiamo riguardo agli starter di Kanto, sceglierei questa a livello estetico, perché non mi ridà quella sensazione di un Charizard
più complicato e snaturato. Cosa che però non salva, a mio avviso, le mega evoluzioni, perché tendenzialmente le mega evoluzioni non sono Charizard X, ma sono Charizard Y, cioè non vanno a cambiare radicalmente il Pokémon, ma piuttosto vanno ad aggiungere dei particolari. Che se in alcuni casi, a mio avviso, aiutano e possono dare un'immagine differente, più interessante o semplicemente diversa del Pokémon, vedasi Mega Slowbro e Mega Gengar, vi cito due mega evoluzioni che mi passano ora per la testa, in altri casi credo che crei una certa sensazione di fuori luogo. Ed è questo, secondo me, in realtà il problema di fondo del concept di alcune mega evoluzioni. Per carità, molte, come ho già detto, salvano dei Pokémon o li fanno rivalutare in una chiave più interessante. Eppure molte volte su alcuni Pokémon generano un effetto di complicazione a un Pokémon che per natura doveva essere semplice. E purtroppo ciò tendenzialmente accade più spesso, a mio avviso, con i Pokémon di prima generazione e con le loro rispettive mega evoluzioni, perché sono proprio questi Pokémon di prima generazione che erano partiti con un ideale diverso di Pokémon, un ideale più semplice, più vicino, se vogliamo, al mondo animale. E poi questa è un'affermazione molto vaga, sappiamo che Charizard è un drago e i draghi non sono animali, però insomma spero di essermi fatto capire. Non so oggettivamente quanto sia venuto lungo questo video, non credo più di 10 minuti, ma comunque non ho più nient'altro da dire riguardo alle mega evoluzioni. Il mio parere l'ho espresso, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate invece di questo argomento, fatemi sapere se a vostro avviso ho sbagliato qualcosa, fatemi sapere se avete delle chiavi di lettura diverse dalla mia, mi farà piacere sicuramente leggere tutte le vostre opinioni. Io vi invito ovviamente, se questo video vi è piaciuto, a lasciare un bel mi piace, anche per sostenere questo che probabilmente diventerà un nuovo format, anche se non l'ho ben inquadrato come format, però in teoria dovrebbe esserlo. Come ho già detto, commentate qui sotto con la vostra opinione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a iscrivervi. Passate inoltre dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio per la visione e noi ci becchiamo in un prossimo video.